Oggi siamo a Nardò davanti alla sede del consorzio di bonifica perché ci sono dei grossi problemi in tutta la Puglia, ma in questo territorio, nel Salento, dove insistono due areali gestiti da due consorzi di bonifica, e il problema è che la regione ha deciso di portare avanti il pagamento delle cartelle per quanto riguarda il tributo legato alla bonifica. Bonifica che basta andare in giro per le nostre campagne e vedere che non ci sono lavori. I canali sono in uno stato assolutamente non consono a quelli che dovrebbero essere il loro utilizzo. Abbiamo particolarmente su questo territorio anche il problema del mancato completamento di un'opera infrastrutturale che è importantissima, che è quello che deve finire di convogliare le acque che purtroppo sappiamo arrivano molto spesso e sempre più spesso a carattere di eccezionalità, e proprio per questo abbiamo il fondamentale bisogno di avere completamento delle opere, ma soprattutto di tornare ad una situazione di normalità per quanto riguarda la manutenzione di queste opere. È fondamentale, non vogliamo però che questa cosa avvenga attraverso la richiesta di un pagamento di una tassa che vediamo assolutamente ingiusta, perché questi servizi non ci sono. Abbiamo chiesto alla regione che tutto questo venga portato in normalità, e solo dopo questo passaggio le aziende saranno sicuramente disposte a investire e a contribuire perché il nostro territorio possa essere manutenuto nella maniera corretta, che ci possa essere la possibilità da parte delle imprese agricole di non vedersi allagati i campi ogni temporale, e quindi cercare di portare avanti con la migliore competitività possibile il proprio lavoro. Quindi siamo qua per difendere gli interessi delle imprese del territorio, per difendere le imprese di un'agricoltura che vuole rinascere, particolarmente in un territorio che oggi è fortemente colpito dal problema dell'accidente. Grazie. Ah, eccolo, sta là. Aspetta, non le bruciare tutte, che te le fa che sale sopra. Aspetta. I consorzi di bonifica sono uno strumento fondamentale per l'agricoltura in Italia, e lo sono anche per la Puglia, per la gestione che hanno del territorio con i rischi idrogeologici, per la gestione dei canali, per la gestione di tutto quello che attiene il deflusso delle acque. Sono anche fondamentali per quello che è l'utilizzo dell'acqua. Noi vediamo da parte della regione una disattenzione, una non decisione. Sui consorzi di bonifica va deciso come dovranno essere gestiti, con quale risorse potranno essere gestiti, e soprattutto quello che attiene la emissione dei ruoli di bonifica a carico di imprese che in questi anni, negli ultimi 15 in particolare, non hanno ricevuto servizio, hanno ricevuto servizi al minimo. Abbiamo portato qui un dossier, come abbiamo fatto a Gravina, come abbiamo fatto a Taranto, di assoluta inefficienza del sistema. Rispetto a questa inefficienza vogliamo che la Regione decida di farsi carico dei tributi di questi 3 anni e di attivare un piano strategico per poter arrivare alla pulizia di questi canali in maniera straordinaria, perché l'abbandono di 15 anni non può essere risolto con qualche centinaio di migliaia di euro presi dalle imprese, che non risolveranno mai il problema che è stato abbandonato negli ultimi 15 anni. Fuoco alle cartelle! Siamo il direttore Corsetti.
sul palco. Penso che essere qui questa mattina alla manifestazione di Coldiretti sia un dovere morale e politico per raccogliere le istanze degli imprenditori agricoli, degli agricoltori che sono ormai stremati dalle politiche della Regione Puglia in merito soprattutto alla conduzione dei consorzi che vanno acqua ormai da tutte le parti, non per colpa di chi ci lavora all'interno dei consorzi ma per una mancanza di visione, di organizzazione e soprattutto di assegnazione delle giuste risorse a questi enti per far sì che facciano il loro lavoro nel migliore modo possibile e non invece inviare le continue cartelle pazze a tutti quanti per chiedere dei contributi per interventi che non sono stati fatti e se sono stati fatti sono stati fatti male. La totale assenza degli amministratori dell'amministrazione comunale di Nardò in questa occasione testimonia ancora una volta come chi guida questa città abbia paura di affrontare le persone, abbia paura di affrontare le difficoltà che vivono gli imprenditori agricoli e chi ogni giorno mette in moto un trattore o un mezzo agricolo per portare a casa il pane. La nostra presenza qui è perché il consorzio politico dell'Arreo abbraccia un'ampia fetta del territorio proprio di con Brindisi come anche. Abbiamo sempre sostenuto il fatto che i consorzi di bonifica devono essere una risorsa per l'agricoltura, per il territorio, ma che chiaramente una gestione commissariale che ha portato a questa situazione è qualcosa, abbiamo sempre definito una iattura ed è per questo che riteniamo la politica assumersi la propria responsabilità, il percorso che tra l'altro io conosco le opere della politica. Io vi faccio un altro regalo, ci scambiamo bene. No, adesso diciamo di astrarre un attimo da parte di grazie, perché potrebbe essere anche in parte conflitto di interesse, nel senso che io finché era mio padre a fare un posto iscritto, ho fatto sempre interesse, poi qui a parte sono obbligato. Io mi cito un amico fraterno, sono abbastanza tenato, adesso rischierei, ripeto, di essere un attimo in conflitto di interesse. Come faccio queste, adesso vado a vedere dipendenti, dirigenti, nel senso che ce l'abbiamo abbiamo messa tutta, soprattutto in questi ultimi anni, qui ci siamo ridotti veramente al nostro lavoro. Noi eravamo 18 anni fa, nel 2099, eravamo quasi 90, oggi siamo 30. L'attività è sempre la stessa, può venire aumentata perché soprattutto la lavoro non dire che è la più stringente. Questi sono alcune foto di canali, sono tutti televisivi, sono stati volutamente tutti fatti con foto prima e dopo. E questa è una piccola mappa di quelli che sono gli interpreti che stanno facendo e quelli che stanno facendo. Essenzialmente si tratta del canale reale, che hanno i padri, l'inferno e un po' di lavori fatti tutto il materiale di cui abbiamo poi fatto. No, questa campagna è in corso, ecco perché non ci penso. Ho preso solo perché poi chiaramente ad altri consorsi non facciamo noi rispetto a quelli commissariati. Questa cosa l'abbiamo verificata, cioè, diciamo, sulla nostra pelle. Io quello che posso dire, devo dare.